coraggio, capacità delle persone, valorizzazione dei territori. Sono solo alcuni dei valori fondanti del premio Cambiamenti, il concorso voluto da CNA Artigiani Imprenditori d'Italia per sostenere e valorizzare le giovani imprese innovative, giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. La manifestazione, che mette in palio riconoscimenti importanti a cominciare dai 20.000 euro per il primo classificato, 5.000 a secondo e terzo, è riservata alle imprese italiane nate negli ultimi 5 anni, ovvero dopo il 1 gennaio 2020, che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro. Qui siamo all'edizione dello scorso anno. Il premio edizione 2024, a cui sarà possibile iscriversi fino al 15 settembre, sul sito www.premiocambiamenti.it. si arricchisce poi di 2 novità molto significative: l'apertura agli spin-off universitari e alle nuove idee imprenditoriali. Il settimo premio Cambiamenti ha il principale obiettivo quello di valorizzare e premiare i coraggiosi imprenditori che decidono di fare del proprio lavoro un proprio lavoro attraverso un lavoro autonomo, cioè aprire un'attività di impresa. E quindi il vero obiettivo di fondo, seppur siamo di fronte a un contest, quindi una gara, il nostro valore associativo è quello di far sì che queste imprese abbiano più opportunità di mercato, più visibilità e più possibilità di aumentare velocemente le loro possibilità appunto competitive. Per questo CNA nazionale, quindi CNA Abruzzo di conseguenza, ha indetto un premio. Il premio si chiama Premio Cambiamenti, ha una dotazione economica molto importante di 20.000 euro al primo classificato, ma darà l'occasione a tutta la CNA Abruzzo di animare dei territori e intercettare quelle start-up, cioè quelle imprese che hanno aperto una partita IVA, quindi già sono attive in Camera di Commercio, che negli ultimi anni hanno deciso appunto di mettersi in proprio e creare attraverso il lavoro autonomo un mestiere per loro e per i loro collaboratori, un reddito quindi dignitoso per loro e per i loro collaboratori. Il premio ha anche come obiettivo politico quello di segnare un po' l'attenzione, soprattutto per le politiche pubbliche e il nostro principale interlocutore, la Regione Abruzzo, sulle dinamiche imprenditoriali, sulle microimprese e piccole imprese e su quel tessuto di creazione di impresa che necessita anche di misure di supporto, dall'accesso al credito alla formazione, a supporto per nuovi mercati, marketing, quindi servizi reali alle imprese. Quindi ci aspettiamo che questa misura, insieme anche a altre singolari misure abruzzesi, possano essere da stimolo per far nascere una politica cosiddetta industriale rivolta alle nuove imprese, cosiddette start-up. E su un'altra originalità conta la Regione Abruzzo nel percorso che porta alla scelta dell'impresa candidata alla finale nazionale del prossimo dicembre a Roma. Di anno in anno, oltre a una giuria tecnica di esperti e una platea di studenti dei 3 atenei abruzzesi coinvolti a rotazione, a decidere la designata, ruolo che nel 2024 va all'Università di Teramo, dove si terrà l'evento conclusivo. Come si partecipa a questo premio? Allora, per poter candidare la propria impresa al premio Cambiamenti, la CNA nazionale ha istituito una piattaforma apposita su www.premiocambiamenti.it, dove è possibile compilare tramite un questionario in 4 sezioni tutte, diciamo, le caratteristiche che partono dalla parte più amministrativa, quindi data di diciamo nascita dell'azienda, fino alla parte un po' più esplicativa di quella che è l'anima dell'azienda stessa, e poi viene, diciamo, caricata su questa piattaforma e viene valutata da una giuria tecnica che è composta da esponenti che provengono dal mondo accademico, dal mondo istituzionale, e questo va in un certo senso a solidificare già il legame preesistente con gli enti bicamerali che sono parte fondante anche di questo sodalizio, e con il mondo accademico. Infatti ciò che contraddistingue la finale che avverrà intorno a ottobre 2024 è quello di
svolgere la finale all'interno di un ateneo. Infatti questa ottava edizione vede la ciclicità della finale all'interno di questa cornice accademica. Quest'anno diciamo che accoglierà e ospiterà la finale regionale l'Università di Teramo. Per quanto riguarda la candidatura, questa viene valutata appunto da una giuria tecnica che dà una valutazione provvisoria e parziale, al quale poi si aggiungerà una ultima valutazione il giorno stesso della finale tramite la platea di studenti universitari che avranno modo di dare una seconda valutazione. Questa verrà incrociata e il giorno stesso verrà valutato il vincitore della finale regionale, che poi accederà alla fase successiva, quella finale, ossia al nazionale, che avverrà a Roma alla metà di dicembre presso l'Auditorium Nazionale. Siamo di fronte alle imprese del domani, ha sottolineato la presidente regionale di CNA Giovani Imprenditori Daniela Giangreco, e dunque ha un valore aggiunto prezioso della nostra economia. Per i vincitori, per il vincitore, sicuramente ovviamente è la risorsa economica, il premio in termini economici che c'è, che per un'impresa, per una start-up è comunque un importo importante, ma soprattutto che è il valore più grande, è quello che è l'esperienza che vivono le imprese, sia quelle che vincono ma anche quelle che non vincono, direi. E perché partecipare al premio, vincerlo, ma appunto anche solo far parte di tutto quello che è il processo di selezione, significa aumentare, darsi la possibilità di aumentare la visibilità della propria impresa, e anche attraverso tutte quelle che sono le attività che ruotano intorno al premio, quindi ufficio stampa, giornali, iniziative, eventi dove le imprese si presentano. E quindi è un'occasione di confronto, di crescita, di stimolo per loro e anche per il territorio. È assolutamente un'occasione di sentire vivo il tessuto imprenditoriale giovane del nostro Abruzzo, perché di idee ce ne sono tante e spesso neanche sappiamo che esistono. Quindi è veramente un'occasione preziosa per conoscere quanta innovazione c'è nei giovani imprenditori abruzzesi.